dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati un uomo e un vegliardo si assise. La sua veste era grande come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo tono era come un lampo di fuoco, con le note come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo seguivano e 10.000 miliardi lo assistevano. La corte sedette e gli individui furono aperti. Guardando al cuore delle visioni notturne, ecco venire nelle nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al pianeta e fu presentato a lui. Gli furono dati poteri, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo seguivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno.
Thank you.
c'è una fede che ha servito, nella quale fede è nato, cresciuto, vi ha servito. Credo che un solo Dio, Padre, Dio da Dio, 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 Dio
Ecco come ti togli i mali e ti dà il buono.
che abbiamo ricevuto Padre ci trasformi ai margini del Cristo, che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria e il fermo nei secoli dei secoli. Amen. Loro ci vengono a loro accogliere ulteriori ringraziamenti per la loro partecipazione nella memoria, al suffragio di Lucio Dottore e nell'attenzione a questa Santa Chiesa di Dio e alla Spiegatoria. Ringrazio le amministrazioni che hanno voluto, come rappresentante, un massimo rappresentante, farsi presente e partecipare a questa celebrazione eucaristica. Consegniamo la salma a Don Antonio, perché è a Faeto, ecco, nella Chiesa parrocchiale, proprio appositamente, ecco, per i posti d'attesa della risurrezione alla fine dei tempi. È un ringraziamento particolare ai sacerdoti. Mi sembra che non manca nessuno, tranne qualcuno che sta bene, tranne quelli che sono fuori e che con tanta cortesia, e ringrazio quelli che non diremo ancora, si sono fatti presenti telefonicamente, anche da fuori d'Italia. Hanno assicurato la loro partecipazione orante, la loro preghiera, la loro celebrazione eucaristica. Se guardo bene, mi sembra che nessuno è mancato, e questa è già una cosa molto bella, che il Signore non mancherà di benedire, e con la fecondità, spero, di vocazione al Ministero Sacerdotale della nostra Chiesa. E ora il saluto. Il nostro fratello Raffaele Vescovo si è addormentato nella pace di Cristo. Un anno della fede e della speranza, della vita eterna, lo raccomandiamo con un desiderio di soddisfare, accompagnandolo con la nostra preghiera. Ma non è un battesimo di tutto il Cristo, nella benedetta provenza è stato costruito, dispensatore dei suoi desideri. Passo ora a parte di una
dopo la benedizione.